L'Angola, con circa 19 milioni di abitanti, è in rapido processo di ricostruzione delle sue infrastrutture, dopo la fine del conflitto armato durato più di 30 anni. Si è registrata una forte migrazione, dovuta al rientro della popolazione angolana nel paese, via terra, mare o via aerea. Sono rifugiati provenienti da paesi limitrofi, migranti nazionali e internazionali in cerca di migliori condizioni di vita. I piccoli agricoltori e gli abitanti dei villaggi, senza infrastrutture sociali ed economiche, abbandonano la loro terra per colmare le periferie delle città, occupandosi di lavori poco o per nulla specializzati. Sono lavoratori di cantiere, operatori ecologici, piccoli venditori ambulanti, donne chiamate zungheiras, bambini, giovani e uomini che vi si stabiliscono. La disoccupazione è ancora molto alta. Si stima che nell'Angola ci siano 3,8 milioni di sfollati interni a causa di disastri naturali e sfollamenti causati da programmi governativi di urbanizzazione e modernizzazione delle città. Esiste un gran numero di stranieri provenienti da paesi africani e altri paesi europei, asiatici e latinoamericani. Circa più di 500.000 congolesi, 40.000 brasiliani, 120.000 portoghesi, 260.000 cinesi, migliaia di indiani, filippini, coreani, cubani, vietnamiti e di molte altre nazionalità. Nella frontiera vi è un continuo viavai di migranti clandestini che, anche se espulsi, ritornano sempre in cerca di una vita migliore e più sicura. Le frontiere diventano area amministrativa sempre più complessa. Le risorse naturali e l'economia dell'Angola generano migrazione, richiedenti asilo, lavoratori irregolari e traffici di persone. L'Angola accoglie 21.000 richieste di asilo e 23.400 rifugiati. Nell'ultimo anno circa 475.000 angolani ex rifugiati hanno fatto ritorno dai paesi limitrofi, Zambia, Repubblica Democratica del Congo e Namibia. Da agosto a dicembre del 2014 è in corso l'ultima fase di rimpatrio. Questo comporta il rientro in Angola di più di 30.000 persone dalla Repubblica Democratica del Congo. Molti sono i frutti e le conseguenze della migrazione in Angola. L'islamismo, come fenomeno religioso, ne è un esempio. Di fronte a questa realtà di mobilità umana nasce la sfida di un lavoro comunitario e di solidarietà che venga ad aiutare le persone ad integrarsi tra loro e nelle comunità locali. Per iniziativa delle suore missionarie scalabriniane, nel 2006 alla Conferenza dei Vescovi è stata creata la Commissione Episcopale per la Pastorale dei Migranti ed Itineranti, CEPAMI, e da allora ha lavorato intensamente per tentare di dare una risposta efficace alla situazione migratoria locale. Fino a quel momento il CEPAMI si era preoccupato di organizzare la pastorale delle migrazioni in 17 delle 19 diocesi, formando leader per portare avanti la missione presso le persone in situazioni di mobilità, offrendo numerose formazioni attraverso seminari, workshop con temi diversi, orientamento di ritiri e altro. Organizzando il settore specifico di apostolato del mare, pastorale dei santuari e pellegrinaggi, pastorale della strada, pastorale dell'aviazione civile e pastorale per i rifugiati, e incrementando molti progetti in favore dei migranti e rimpatriati. La CEPAMI si è impegnata a realizzare campagne di solidarietà ai rimpatriati, visite ai campi dei rifugiati, sviluppando progetti in 4 diocesi per l'integrazione dei rimpatriati, offrendo lezioni di lingua portoghese, alfabetizzazione, incontri di formazione umana, sociale e religiosa, orientamento sulle leggi migratorie in Angola, celebrazione in lingua lingala, francese, inglese e vietnamita in luoghi diversi. La CEPAMI ha pensato al monitoraggio e l'integrazione della catechesi nella comunità ecclesiale e alla formazione ecumenica. In 3 diocesi sono stati sviluppati progetti specifici per donne rimpatriate con corsi professionalizzanti, medicina naturale, gestione di piccole attività commerciali, pasticceria, culinaria e decorazione, formazione nell'area della salute della donna, programma di microcredito e tanto altro. Alcune diocesi organizzano e accompagnano le comunità dei migranti, celebrando messe nelle loro lingue di origine. In tutte le messe accolgono le persone che arrivano per la prima volta. Ricordano la giornata del migrante con celebrazioni e altre attività culturali. Alcune diocesi visitano periodicamente le carceri di frontiera, dove sono i migranti illegali e consegnano loro doni. Alcune iniziative della pastorale della strada, realizzate dalle diocesi, hanno prodotto
tutto: la distribuzione di volantini di orientamento per un transito sicuro, veglie di orazione e passeggiate per le vie della città per prevenire incidenti, orientamento ai conduttori di mezzi motorizzati, benedizione delle macchine, celebrazione del giorno di San Cristoforo e formazioni per gli autisti con il supporto degli agenti della polizia stradale. Nell'apostolato del mare, il lavoro inizia con una ricerca per conoscere la realtà della comunità dei pescatori lungo la costa marittima dell'Angola. È l'inizio di un accompagnamento della comunità dei pescatori, con catechesi, celebrazioni, formazioni e processioni in mare. Nella pastorale dei santuari e pellegrinaggi si realizzano due incontri nazionali dei responsabili dei santuari, la promozione di feste e di pellegrinaggi, soprattutto nel santuario nazionale a cui hanno partecipato oltre 2 milioni di persone. Il Ministero dell'Aviazione Civile è alle sue prime formazioni per formare l'equipe che inizierà a lavorare negli aeroporti nazionali e internazionali. La CEPAMI lavora in collaborazione con Caritas Nazionale, Servizio di Migrazioni e Stranieri, UNHCR, Servizio Gesuita ai Rifugiati, Ministero dell'Educazione, Ministero della Famiglia e Promozione della Donna, Organizzazione Internazionale per le Migrazioni e altre organizzazioni nazionali e internazionali. È previsto l'ampliamento di nuovi progetti educativi e formativi per le donne migranti, itineranti, zungheiras, rimpatriate, pescatrici in una situazione di vulnerabilità col supporto del Ministero dell'Educazione, del Ministero della Famiglia e Promozione della Donna. Inoltre si prevede di continuare con la formazione per i leader laici e l'accompagnamento delle attività delle commissioni diocesane in Angola e con la preparazione di un'equipe nazionale di formatori per la pastorale dei migranti e di tanto altro ancora. Angola para nós, é preciso respirar novo ar, nova canção. É preciso caminhar e formar uma nação. É preciso transformar cada lágrima em sorriso. É preciso arquitetar nossa Angola, o paraíso. É preciso confiar.